a tutti di nuovo. Abbiamo girato qualsiasi piazza in Italia, le abbiamo riempite. Io ho girato tutta l'Italia, mi sono impegnato molto, ci siamo impegnati tutti moltissimo, ce la stiamo mettendo tutta e credo che si sia vista una crescita considerevole del Movimento 5 Stelle, di questi cittadini e delle istituzioni. Siamo sempre più credibili e rappresentiamo l'unica alternativa a questo governo di lobbisti. È triste, no, vedere che mentre il Movimento 5 Stelle fa salire sul palco persone, cittadini che vivono alcune problematiche nelle periferie, il Partito Democratico, il partito di Berlinguer si sia totalmente dimenticato delle periferie e abbia sostituito nel proprio vocabolario la parola periferia con la parola caltagirone. Il Movimento intende far pagare i debiti a coloro che li hanno provocati a Roma e non ai cittadini. Il Movimento è la forza politica del sì, vogliamo gli asili pubblici, vogliamo una Roma pulita, vogliamo la trasparenza all'interno degli appalti. Siamo un Movimento, la forza politica del sì. Ieri ero in televisione sulla 7, a un certo punto mi hanno detto: ora che vi siete normalizzati, io... L'avete visto? Io non mi sono mai sentito anormale. È che in questo paese, nel paese del sottosopra, perché questo è il paese del sottosopra, tagliarsi gli stipendi e sostenere le imprese con dei soldi che per legge ci spettano, candidare incensurati, non prendere un euro di rimborso elettorale è da normale. Farvi formare la Costituzione a un condannato per corruzione come Verdini è normale. È incredibile. Stiamo andando forte perché io non so come andrà domenica nel ballottaggio, non lo so, ci siamo impegnati molto e generalmente chi raccoglie poi, chi semina poi raccoglie. Vi chiedo umiltà e un ultimo sforzo, ma non vi attaccate al telefono come fa Maria Etruria Boschi dicendo chiamate. No, semplicemente mostrate il programma del Movimento 5 Stelle, fategli vedere quanti soldi abbiamo restituito, fategli vedere chi sono i nostri candidati, mostrategli le nostre proposte di legge, le nostre soluzioni per Roma e il voto al Movimento 5 Stelle sarà automatico, automatico. Siamo una forza, siamo un popolo sovrano che non si accontenta più dei bonus, di questo metadone che ci dà Presidente del Consiglio, tra l'altro sono sempre soldi nostri, ma rivendica diritti a testa alta, rivendichiamo diritti a testa alta. E siamo anche riusciti a sconfiggere comunque poco a poco questa informazione di regime vergognosa che ha attaccato quotidianamente Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle, solo perché poi è controllata da questi potentati locali romani che hanno paura, no? A perder l'osso. Io credo che qualora Virginia Raggi dovesse diventare sindaco di Roma lunedì, il PD1 con il direttore Mario Orfeo si scateni ogni giorno a predisporrà già due minuti, un servizio al giorno per far capire tutto quel che non va da lunedì a Roma, dando tutte le colpe possibili e immaginabili a Virginia Raggi. Già so che la redazione del PD1 ha scoperto che in realtà colui che pare diede fuoco a Roma non si chiama Nerone ma Neraggi, che i Lanzichenecchi che fecero il sacco di Roma si chiamavano Raggichenecchi e che il luogotenente di Annibale che sconfisse a Cannes l'esercito romano si chiamava di cognome Raggi. È sicuro. Scopriranno questo, sarà tutta colpa nostra, qualsiasi cosa, veramente. Le hanno tentate tutte, no? Terrorismo psicologico, entravano nei centri anziani dicendo chiuderanno i centri anziani, quelli grillini, qualora dovessero vincere chiuderanno i centri anziani. Pensate che livello di disperazione, anche di squallore. Non hanno mai parlato di una proposta questi, no? Dei partiti storici con milioni di euro di finanziamenti. Il Presidente del Consiglio, ora perché è andato da Putin, ma se no aveva l'ossessione, parlava solo del Movimento 5 Stelle. Eppure hanno risolto tutti i problemi d'Italia con il Jobs Act, tutti i problemi d'Italia con Garanzia Giovani, tutti i problemi d'Italia con gli 80 euro che poi li richiede indietro a 1.400.000 italiani. Non ci caschiamo più, continuate a infangarci, ma non ci cascano più i cittadini, insomma veramente è fiato sprecato, i cittadini non ci cascano più, non ci caschiamo più. Siamo riusciti a riempire tutte le piazze d'Italia grazie alla rete, grazie al passaparola, bypassando un sistema informativo appunto tradizionale che ti mette in bastone delle ruote. È logico, perché qual è il giornale che più ha infangato il Movimento 5 Stelle? Il Messaggero. Chi è il proprietario del Messaggero? Caltagirone. Chi è?
bene. Chi è colui che ha l'esclusiva sulla costruzione sui terreni di Tor Vergata scelti dal tandem Malagò-Montezemolo come luogo della presunta città olimpica? Molto bene. Chi è che ha interessi privati in Acea e non vorrebbe mai l'acqua ripubblicizzata? Chi ha sposato Casini? Chi ha fatto la campagna elettorale? Anche stanno succedendo le cose incredibili. L'altro giorno sulle pagine dell'Unità, il quotidiano fondato da Gramsci, l'ex piduista Cicchitto faceva campagna elettorale a favore del Partito Democratico. Incredibile! Si è rigirato tutto, rivoltato tutto, compreso il povero Gramsci che si sta rivoltando nella tomba. È cambiato tutto. Costoro hanno spolpato la città, ma non valgono nulla se c'è un popolo sovrano unito. L'essenziale è restare uniti, umili e uniti, perché quando dovremo aggredire dei potentati locali che si sono spolpati la capitale, avremo bisogno di cittadini sovrani. Non basta votare e basta, vi prego, io ve lo dico prima delle elezioni. Quando ci sarà da mettere mano appunto a delle sacche di corruzione, di mala gestione, a potentati locali che non hanno mai pagato e hanno vissuto sulle spalle e sulla pelle dei romani, noi avremo bisogno dei cittadini romani, ve lo sto già dicendo. Se pensate che basterà mettere una X e poi dire vediamo che fanno, no, non è così, perché se c'è un popolo sovrano unito, questi cialtroni non valgono nulla. Però dobbiamo essere estremamente uniti. Il loro gioco è sempre stato quello di dividerci, perché mentre noi litigavamo tra anziani e giovani, tra destra e sinistra, tra imprenditori, operai, e ci litigavamo le briciole, costoro banchettavano sulla nostra pelle e continuavano a utilizzare i comuni come bancomat e i comuni come mangiatoie. Ci hanno provato anche a dividere in questi giorni in ogni modo, a spaventare i cittadini. Il movimento è di destra, scrivevano i giornali riconducibili alla sinistra per spaventare magari i lettori di sinistra. Il movimento è di sinistra, scrivevano i quotidiani di destra per spaventare dei lettori riconducibili alla destra. Un giorno siamo di destra, un giorno di sinistra. Se diciamo stop alle sanzioni alla Russia perché colpiscono le imprese italiane di agricoltura soprattutto, siamo di destra. Se diciamo sì all'acqua pubblica, rispettando il referendum, diventiamo di sinistra. Se vogliamo abolire l'IRAP, che è la tassa più odiosa per gli imprenditori perché colpisce il fatturato, neanche l'utile, quindi impedisce all'imprenditore di investire e creare lavoro, torniamo ad essere di destra. Se diciamo sì al reddito di cittadinanza, perché ci sono 10 milioni di poveri, 10 milioni di persone che rinunciano addirittura a curarsi in questo paese, torniamo ad essere di sinistra. Se vogliamo l'abolizione di Equitalia con SPA ormai trasformatasi in strozzini di Stato, torniamo ad essere di destra. Se vogliamo più asili nido e meno F-35, siamo di sinistra. Se poi non prendiamo un euro di rimborsi elettorali, ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo la piccola impresa, non ci dicono che siamo di destra o di sinistra, perché siamo il Movimento 5 Stelle e nessuno si comporta come noi. Ci volevano sudditi e siamo sovrani. Ci vogliono poveri così ci possono controllare con i bonus e ci stiamo prendendo diritti assieme. Ci vogliono ignoranti, per quello colpiscono la scuola pubblica, così possono manipolarci nel miglior dei modi con questi mezzi di informazione. Prima o poi, io ringrazio alcuni giornalisti di questo paese che sono indispensabili, schiena dritta, testa alta, sono indispensabili. Alcuni sono morti in questo paese. Tanti altri purtroppo difendono un posto di lavoro, come difende un posto di lavoro qualche non sono tutti delinquenti in Parlamento, è che non capiscono la bellezza di camminare in mezzo a una strada a testa alta facendo il proprio dovere, rimediando solo pacche sulle spalle, quello che succede a noi da 3 anni, non capiscono che questo affetto vale tutto l'oro del mondo, io non lo cambierei per tutto l'oro del mondo l'affetto che ho ricevuto da voi in questi 3 anni, per tutto l'oro del mondo. Mentre costoro si rinchiudono in qualche teatro e nascondono il proprio simbolo di appartenenza perché si vergognano, noi giriamo orgogliosi di un simbolo che poi non è un simbolo del Movimento 5 Stelle, cioè il movimento è un mezzo per far sì che il cittadino appunto si possa fare istituzione, quello che vogliamo, la rottura degli intermediari che non servono più, possiamo farci Stato, ci crediamo e guardate, guardiamoci. Abbiamo già trasformato tutto, l'onorevole non è più colui da temere, egli passa l'onorevole, no? Passa il mio dipendente che deve fare quello che io gli dico perché io l'ho votato.
La politica non è un mestiere, il pescatore è un mestiere, l'artigiano, l'operaio, l'imprenditore, il dottore, la casa lì. Politica è un servizio civile da mettere in pratica, in campo, un tempo limitato della tua vita per risolvere dei problemi e poi torni in quella società che tu stesso devi cercare di migliorare proprio perché sarai costretto a farvi ritorno. Costoro hanno paura perché, e spaventano perché sono spaventati, perché, ripeto, hanno paura della trasparenza, della legalità. Sì, insomma, si dovranno trovare un lavoro. Molti. E qualora non dovessero trovare un lavoro, gli daremo il reddito di cittadinanza. E qualora dovessero rifiutare 3 proposte di lavoro, gli toglieremo però il reddito di cittadinanza. Vedete perché è importante vincere, per cui convincete, al di là di tutto, al di là dei fallimenti storici dei partiti tradizionali, è importante in democrazia l'alternanza, perché la vittoria del Movimento 5 Stelle comunque migliorerà anche coloro che oggi ci governano. Io sono convinto che qualora dovessimo vincere in tante tante città, Luigi, il Presidente del Consiglio Renzi sarà costretto magari ad approvare una manovra sul reddito di cittadinanza, quantomeno per non perdere voti. Funziona così la democrazia: se è forte un'opposizione che sarà governo del paese, comunque costringerà il governo del paese a fare qualcosa di buono per i cittadini e non soltanto per i suoi amici banchieri o lobbisti del petrolio o capitalisti della grande finanza. Per questo è importante vincere a Torino, vincere a Roma e nei comuni dove siamo al ballottaggio. E guardate che c'erano le nostre piazze, raccontate le nostre piazze, raccontate le piazze siciliane, le piazze di tutta Italia, decine di migliaia di cittadini festanti e qualche poliziotto, qualche carabiniere dietro, perché sa perfettamente che quando si riunisce il popolo in Movimento 5 Stelle c'è serenità, c'è fiducia, c'è speranza e i ladri sono altrove, lo sanno perfettamente. Un ultimo sforzo perché, e poi si inizia qualora dovessimo vincere lunedì, un ultimo sforzo. Questa è una rivoluzione veramente, Luigi la chiama rivoluzione gentile, ha ragione. Cioè, stiamo noi salvando la democrazia in questo paese, se non ci sono derive estremistiche è grazie al Movimento 5 Stelle che incarna la speranza. Perché a me fermano persone che mi dicono: io ho sempre votato a destra, ma oggi sto con voi. Qualcun altro: io vengo dal Partito Comunista, sono compagno, ma oggi sto con voi perché mi sento tradito da loro. O qualcun altro che si avvicina a dire: io so 20 anni che non votavo ma avete ridato la voglia di votare. Queste sono le più belle soddisfazioni che possa avere il Movimento 5 Stelle. Le più belle soddisfazioni. Io ci tengo a concludo soltanto ringraziando anche tutti coloro che per la prima volta hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. Da noi siete ben accolti. Ci avete messo alla prova durante il primo turno, magari qualcuno ha abbandonato un proprio partito di riferimento da tanti anni, lo so che non è facile buttare giù certe sovrastrutture mentali, ideologiche che ci hanno piazzato solo per dividerci, perché, ripeto, possono comandarci se siamo divisi. Avete avuto molto coraggio e vi ringrazio. Un altro sforzo, metteteci alla prova ancora una volta. Penso che dopo tutti gli sforzi, la crescita che abbiamo dimostrato, l'impegno enorme, la passione enorme, perché per noi la politica è passione, a me mi piace proprio stare in piazza, mi piace proprio stare insieme, mi piace proprio. Penso che un'occasione ce la siamo meritata, vogliamo soltanto un'occasione. Vogliamo un'occasione per Roma, vogliamo un'occasione a Torino, in tutti gli altri comuni, un'occasione, penso che ce la siamo meritata. Vi chiedo davvero un ultimo sforzo, essere accoglienti con coloro che ancora non hanno fatto quel passo, ma magari lo faranno. Ci sono tante persone che sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa, tante persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno, tante persone che trovano per forza una scusa pur di non votarci, sono del Movimento però per paura di poter dire: ho fallito per 20 anni a votare Berlusconi o questo partito ipocrita di sinistra che è peggio di Berlusconi, non posso votare il Movimento 5 Stelle perché Grillo urla. Grillo non ha neanche urlato. Questa campagna elettorale l'abbiamo portata avanti con le idee, con le soluzioni. Riempiamo le piazze anche senza Beppe Grillo, e questo è il trionfo di Beppe Grillo, perché lui per primo l'ha sempre detto che il Movimento sarebbe andato avanti con le proprie gambe.
veramente un grande, veramente dei grandi, hanno permesso a dei cittadini incensurati, senza la mafia alle spalle, senza conoscere Buzzi e Carminati, senza la massoneria toscana, senza le lobby del petrolio, senza le lobby del tabacco, senza i monopolisti del cemento in questa città, a farsi stato, a prendere la parola nella Camera che ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana e combattere per l'interesse generale e per il bene collettivo. Questa è un'opportunità che ora io ho. Poi andrò via, entrerà qualcun altro, perché questo è il Movimento 5 Stelle, un passaggio di testimoni tra cittadini che si fanno Stato, e continueremo questa battaglia perché l'Italia e Roma possono tornare ad essere il paese e la città più belli del mondo. Grazie, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie a voi. Grazie a voi tutti. Mi raccomando, TG1, taglia tutto. Tanto. Grazie a tutti, buona serata a tutti e grazie anche ad Ostia, qui abbiamo preso il 43%, grazie, grazie di cuore anche ad Ostia. Grazie, buona serata a tutti, mi raccomando, domani e dopodomani convinciamo gli scettici, gli indecisi, coloro che non vogliono andare a votare, vi dobbiamo far capire che chi non vota, vota purtroppo coloro che hanno spolpato questa città. Grazie a tutti!